A poche ore dal voto in aula su Matteo Salvini, che rischia il processo sul caso Gregoretti, Giorgia Meloni scrive sui social: alcuni giornalisti furbetti ci provano in tutti i modi a intestarmi frasi mai dette. Che dite, avrà capito ora? Il riferimento è a Luisella Costamagna. E dunque, per colpire la giornalista, la leader di Fratelli d'Italia rilancia un estratto di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, La nave che cos'è una persona? Che dice, la incalzava la Meloni. E la Costamagna, ci sono le persone sopra. Sulla Sea-Watch c'erano persone. Durissima la controreplica della leader di FDI, lei è una giornalista, deve leggere le cose, queste sono cretinate che mi aspetto da chi non legge, picchiava durissimo. Lei le cose le deve sapere. Se c'è qualcuno che viola in modo sistematico i tuoi confini, devi sequestrare la nave e affondare quelle navi. Ma non è finita. Nel montaggio video rilanciato, subito dopo ecco un intervento della Meloni del 26 giugno 2019, in cui ricordava, a norma di diritto internazionale, la Sea-Watch deve essere sequestrata, l'equipaggio deve essere arrestato, gli immigrati vanno sbarcati e rimpatriati, la nave deve essere affondata. Il video condito dal commento in sovrimpressione, linee guida per bloccare l'immigrazione clandestina, a prova di giornalisti furbetti.